le bollette di acqua latina, ma vi sembrano bollette eque? Nessuno dice che deve essere totalmente gratuita, perché poi ci sono gli sperperi, altre cose, però nemmeno che noi paghiamo in assoluto le bollette dell'acqua così come le paghiamo. Ma attenzione però a privatizzare quei beni pubblici essenziali alla vita delle comunità, e fra questi prima di tutto l'acqua. Non è pensabile che l'acqua sia diventato l'oro blu. Ma oro nel senso di quanto ce la fanno pagare, di quanto costa questo servizio essenziale per la nostra... I privati devono stare più lontano possibile dalla gestione delle tariffe e dalla gestione dell'acqua. Per avere spesso, aggiungo, dei disservizi, non dei servizi. E perché paghiamo così tanto? Perché ci sono consigli di amministrazione che vengono lautamente pagati. Ebbene, io credo che questo sia uno scandalo, perché basta vedere nelle nostre bollette che le riceviamo a casa. Noi qui siamo in provincia di Latina. E spesso sono presieduti da figure politiche che già hanno delle indennità, quindi nonostante queste indennità hanno poi delle indennità particolarmente alte anche in quanto presidenti o membri dei consigli di amministrazione, nel nostro caso di Acqua Latina, ma pensiamo ad altri gestori in giro per l'Italia.